Signore e signori, c'è un nuovo arrivo in famiglia, che detto così può sembrare altro, ma in realtà mi sto riferendo al nuovo forno che ci è arrivato. Eccolo qua, è il pizza party ardore con biscotto saputo, che poi sarebbe lo stesso forno che abbiamo utilizzato a casa di quei tedeschi che ci hanno invitato a fare la pizza. Per chi non avesse visto il video, ve lo lascio comunque nella descrizione di questo video. Ed è stata proprio in quell'occasione che sia io che Onnaenza ci siamo innamorati di quel forno. E soprattutto io. Ma non solo perché veniva esaltato molto il nostro impasto, ma anche per l'aspetto, potremmo dire, ludico, cioè il divertirsi mentre fai la pizza, perché nell'F1 devi fare poco o nulla, cioè una volta che hai infornato la pizza al massimo devi darle una girata, ma nulla più. Qui invece devi curare proprio ogni aspetto della cottura, e questo è molto stimolante, anche un pochino più difficile se vogliamo, ma sicuramente più divertente. Io sono diventata mastra fornaia. Onnaenza infatti oramai è una mastra fornaia, ma comunque la cosa bella è che sembra di avere una piccola pizzeria sul terrazzino di casa, cioè stupendo. Adesso lo dobbiamo provare. Adesso accendiamo il forno, apriamo il gas, ecco qua. Aspettiamo qualche secondo. Ecco fatto. E che fuoco sia! E aspettiamo un 30-35 minuti che arrivi a temperatura. Mentre aspettiamo che il forno arrivi a temperatura, voglio spendere due parole sulle pale, perché molto spesso mi chiedete che tipo di pala utilizzare. Allora, io in precedenza utilizzavo questa pala qui per infornare e questa qui in fase di cottura. Ora, il link di questa pala non ve lo so dare perché io l'ho acquistata in un negozio fisico. Quest'altra invece l'acquistai su Amazon ma parecchio tempo fa, quindi nemmeno riesco più a trovarla. Tuttavia, ci sono queste altre pale che mi sento di consigliarvi e che presentano una serie di vantaggi. Anzitutto, questa qua, la pala per infornare, è più piccola, quindi sicuramente più comoda rispetto a quella che utilizzavo in precedenza. Un altro vantaggio è la presenza di questi fori, che consentono di scaricare l'eventuale farina in eccesso che utilizzate per far scivolare la pizza all'interno del forno. Molte volte infatti capita che vi troviate la pizza bruciata perché avete utilizzato troppa farina. Ecco, in questo modo potete in qualche modo compensare l'eventuale eccedenza di farina. Poi un'altra cosa sta in questo: la pala è molto molto flessibile, come vedete, quindi sarà molto semplice andare ad infornare la vostra pizza. Per quanto riguarda la cottura invece utilizzerò questa pala, anche questa molto leggera, anche questa come vedete presenta dei fori sul disco, e il disco è anche più piccolo rispetto alla pala che utilizzavo in precedenza. Questo vi consentirà di girare la pizza, di ruotarla già all'interno del forno senza doverla estrarre e poi ustionarvi, no, girandola con le mani. No, in questo caso stesso con la pala, essendo più piccola potete giostrarvi all'interno del forno e ruotare la pizza completando la cottura lì all'interno. Comunque la stessa ditta che produce il forno Pizza Party fa anche queste meravigliose pale, per cui vi lascerò il link nella descrizione del video qualora vogliate acquistarle. Allora, sono trascorsi 35 minuti, la temperatura che rilevo all'interno è questa, 472 gradi, va più che bene per il nostro impasto. Andiamo a fare la pizza. Ok, facciamo la nostra pizza. Voilà. Un impasto al 70% idratazione con 24 ore di maturazione. Diamo una forma tonda e adesso andiamo a scaricare tutta la farina che abbiamo accumulato in questa fase. Ecco fatto. Ho fatto dei panetti leggermente più piccoli del solito, del peso di 230-240 grammi, per farli entrare nei piatti di casa. Allora, iniziamo con una bella margherita, mettiamo un po' di pomodoro, ecco qua. Voilà.
un po' di mozzarella o di fior di latte, nel mio caso sorvoliamo. Non meglio specificato? Esatto. Nel mio caso una roba bianca. E un giro d'olio. Inforniamo. La mettiamo sulla pala forata di cui vi ho parlato prima. Mettiamo proprio, vedete, un velo di farina, non di più. E tiriamo la pizza sulla pala, completando la stesura. Vedete? Diamo una forma tonda. E andiamo ad infornare. Allora, ho abbassato la fiamma di un terzo circa per non avere una cottura troppo violenta. Andiamo ad infornare. Fatto. Andremo a girare la pizza non appena questa parte del cornicione, quindi quella vicino al bruciatore, inizierà a colorarsi e a gonfiarsi. Vedete, piano piano cresce. E iniziamo a girarla. Vedete, questo è l'aspetto divertente della cottura, no? Poterla curare in ogni fase. Cercate di entrare sempre da questa parte qui, vedete? Perché è quella che espone, e quindi che espone alla fiamma, quindi è quella più cotta. Facciamo un giro. E ancora. Eccola qua, signori. Guardate che spettacolo. Eccola qua. Finiamo con il basilico. Guardate che spettacolo. Che spettacolo di colori. La bellezza della margherita. È una bomba. Guarda qua, guarda qua. Signori, ecco a voi la nostra pizza. A me piace tantissimo. Eppure a me. Facciamo vedere anche la cottura sotto, che dici? Andiamo. Eccola qua. Guarda, guarda. Senza alcuna bruciatura. Proprio un'altra cosa. Sì. La morbidezza, guardate qua, questo impasto respira. Guardate, morbidissima. Va bene, facciamo la consueta prova del taglio. Eccoci. Signori, guardate qua che spettacolo è l'interno di questa pizza. Guardate. Le caverne. Che esagerazione. Che cavolo. Signori, le caverne. Ancora, mamma mia. Ok, Onnenza, tocca a voi. Finalmente il mio turno, sì! Assaggiate. Vado, sono carica. Io non vedo l'ora di assaggiare questa bontà. Guarda, guarda, guarda com'è bella, guarda. Com'è? E che te lo dico a fare, Vince? Che te lo dico a fare? Una scioglievolezza! Una scioglievolezza! È più morbida, più scioglievole di quella... Assolutamente! E allora... Cioè, guarda, si è sciolta in bocca! È confermato, è confermato. La stessa sensazione che abbiamo avuto a casa dei tedeschi, quella. Sì, ma proprio, guarda, tu mi hai visto? Io in genere ci metto 3 ore per masticare. No, subito! Quella mia, Nance. Io non guardo in faccia a nessuno. Me ne sono accorto. Annanza pizza, non guardo in faccia a nessuno. Tocca a me, la punta dentro. Classico napoletano, no? La punta dentro. Sciolta in bocca. Sciolta. È un'altra cosa, è veramente un'altra cosa, è eccezionale. Lo dico davvero, sono sincero. Il discorso è che sembra di stare veramente adesso in una pizzeria. Ma cioè, sì. Questa qua non ha nulla da invidiare proprio a delle pizzerie anche rinomate, per cui sono contento. Infatti. Sono sinceramente emozionato.
Signori, adesso Anna Enza farà la cottura di questa pizza a ruota di carro che ho appena infornato. Ecco come rovinare la pizza, tutorial ragazzi. Concentratevi Anna Enza, io sono sicuro, credo in voi. Si sta gonfiando già. Cornicione, come potete vedere ragazzi, si sta iniziando a gonfiare, si sta iniziando a colorare. E io mi accingo, piano piano, entro sotto e la faccio girare. Metodo Anna Enza. Mi fa un pochino come più veloce l'agitato, altrimenti... La pizza, guardate come gira bella. Adesso me la porto più esterna. Ecco qua. Eccola qua, la nostra pizzetta. Sta venendo un amore. Adesso abbiamo raggiunto la parte che deve continuare a cuocere, come potete vedere. Io alzo anche un poco per far colorare tutto. E questo è il mio tutorial. Adesso cacciamo sforna. Ok. È enorme. Va, sforna. Aspetta, questa è enorme. Eh sì. Questa l'avete fatta proprio a ruotina di carne. Certo. E questa qua è la pizza di Anna Enza. E questa è Anna Enza. Signori, e che dire? Direi che Anna Enza sa il fatto suo. Può benissimo sostituirmi. Anna Enza, complimenti veramente. E modestamente. Signori, anche questo video è finito. Come avete visto, il forno ci è piaciuto tantissimo. Vi lascerò comunque i link per acquistare il forno ed eventualmente le pale nella descrizione del video. Ovviamente lì troverete anche le caratteristiche tecniche del forno, quindi l'eventuale scheda tecnica per tutte le cose che non ho detto. Che dire, se volete iscrivetevi al canale, lasciate like, condividete. Potete anche seguirmi su Instagram, che quello lo trovate in descrizione. Ciao a tutti! Ciao! Vi vogliamo bene!